Siamo qua in giardino e abbiamo smontato una cosa molto inquietante, che è questa cosa qua. Non so se vedete. Questo forse è il preservativo più grosso del mondo e fa parte del gonfiabile del kite, ladies, I'm the next Richard Branson, but got no. Allora, Gianmarco è arrivato, adesso lo portiamo a fare l'Emerald Special, è qua dietro e si sta cambiando, ma lui non vuole che gli facciamo vedere le mutande, ma questa è la parte più bella. Scusa, stiamo correndo, siamo con Gianmarco, lui è uno di quelli forti. Oggi finalmente è una bella giornata, è tornato il sole e qui bisogna fare esercizio. Dopo andiamo nel bosco e facciamo un po' di esercizi. Io sono già carezza. Dovete sapere che la persona con cui sono andato a fare la corsa questa mattina è giusto uno dei migliori atleti del Ticino, si chiama Jean-Marc Attore, è un amico ed è stata veramente impegnativa, ma andiamo avanti col filmato. Siamo quasi a Tenero, adesso andiamo nel bosco. Allora, pausina. Andiamo, andiamo. Adesso facciamo un po' di equilibrio. Dai, Chico. Equilibrio. Grande, grande. Tante. Non farsi male. Ecco, la cosa bella in questa parte qua, che non si vede, anzi non si vede, Jean-Marc ha rischiato di rompersi l'osso del collo perché ha fatto dei salti da un tronco all'altro e quasi lo perdevamo. Un po' di slalom qua, velocità e coordinazione, e vi faccio vedere. Allora, si passa interno e poi si è sempre all'esterno, più veloce che puoi. Cazzo, mettere le strette cattore, sono già bravo oggi, eh. Allora, siamo arrivati e Gianmarco è proprio forte. No, no, Chico mi ha insegnato tantissimo. Oggi ho veramente imparato tante cose. No, no, è lui, lo dice apposta per il vlog. No, no, non è vero. No, no, io corro, va bene, però gli ostacoli, chapeau a Chico, che cazzo. È una bestiaccia. Ciao ragazzi. Abbiamo passato il resto della giornata, quasi 5 ore, a cercare di riparare, che ce l'abbiamo fatta, il kitesurf di Jean-Marc, ed è stata veramente un'operazione ciclopica, ragazzi. È stata una delle cose più dure che ho fatto ultimamente sportivamente parlando. Allora, andiamo adesso al negozio mio preferito di videogiochi. Siamo qua a Lugano. Allora, chissà cosa hanno di nuovo per quest'anno, anzi per questo mese, visto che butto un sacco di soldi in videogiochi. Secondo me c'è qualcosa di veramente figo. Questo Killing Floor, eh? Questo è l'unico posto di Lugano dove mi coccolano così e mi danno sempre un ottimo caffè. It's coffee time. Sapete cos'è interessante qua a Lugano? È che puoi andare a berti un buon caffè praticamente ovunque, ed è questa cosa veramente interessante. Cioè, vai in centro a Zurigo e i caffè fanno cagare da tutte le parti. Grazie di essere stati con me, è stato divertente. Io cercherò di caricare un video settimanalmente con tutto quello che succede durante le mie giornate lavorative e di svago. Mi raccomando, io ho bisogno di voi, perché senza di voi non riesco a crescere. Ditemi quello che volete vedere, scrivetemi un commento, siate attivi e condividete il video. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi e sottoscrivervi al mio canale, lo trovate qua sotto.